Martedì 16 marzo. Soffia un forte vento gelido da maestrale e così me ne vado a pescare a ridosso. Faccio una lunga camminata controvento in modo da poter entrare a favore. La prima ora la passo all'aspetto e prendo solo un paio di pesci e così mi metto a cercare in tana. Il primo posto interessante che trovo è questo agglomerato di granito. Non è altro che una tana nella tana, l'ingresso largo e la tana in fondo, sicuramente ben nascosta. Nuoto per una buona mezz'ora e trovo un altro spasco molto interessante dove prendo un altro pesce. Sono passate 2 ore e dopo una lunga nuotata raggiungo questa bella lastronata, ma purtroppo si rivelerà essere deserta, solo pesci piccoli. Continuo a cercare fino a quando non vedo un bel sargo infilarsi sotto questo immenso lastrone che mi farà sudare 7 camicie per tirarlo fuori.
Torno indietro alla tana di partenza. Nel frattempo il tempo è cambiato e l'acqua sta sporcando sempre di più e si vedono delle nu grosse nuvole nere avvicinarsi e prendono un'altra bella corrina. A questo punto sono passate 4 ore e decido di andare a recuperare un'asta con lo scotciaste. Ci riesco, ma succede il finimondo, incomincia a piovere, a diluviare e a grandinare. E marzo purtroppo si fa conoscere per quello che è.